degli enti di promozione sportiva. Una mezza domanda con la disponibilità a lavorare per costruire insieme la risposta. Gli enti di promozione sportiva sono una tipicità italiana, sono all'interno del CONI, sono riconosciuti dal CONI, costruiscono dei percorsi di collaborazione con le federazioni, le convenzioni. Il sottosegretario Giorgetti agli Stati Generali ha citato la vivace dialettica che gli enti e le federazioni hanno sempre avuto. Oggi gli enti di promozione sportiva, tra le tante cose, lavorano dentro la scuola, lavorano in percorsi di attività motoria per anziani, di attività motoria adattata. Oggi si tratta probabilmente di andare a immaginare dei tavoli nuovi dove le nostre realtà, gli EPS, continuano a costruire e a tenere in piedi relazioni e rapporti col mondo federale, perché siamo sul territorio insieme, siamo negli impianti insieme, abbiamo delle associazioni sportive che stanno da una parte e dall'altra, e oggi, e questa è una mezza domanda, andare a costruire rapporti con Sport e Salute, con il MIUR, rapporti che sono sempre esistiti in altra forma, che esistono nelle direzioni regionali. Cosa succederà, come si andrà a costruire questo percorso e nello stesso tempo dare la nostra... Sistemi sportivi in giro per il mondo su un sistema, tra virgolette, di volontariato che nasce dal basso e dalle sessioni sportive. Qui non abbiamo una pletora di dipendenti pubblici che fanno sport come in altri paesi pagati dallo Stato. Non abbiamo un sistema di scuole e università, con tutto rispetto del ministro Bussetti, come in altri paesi tipici del mondo anglosassone. Abbiamo il nostro modello su cui dobbiamo lavorare cercando di enfatizzare gli aspetti positivi, risolvere le criticità. Una delle criticità, io l'ho accennato agli Stati Generali, cioè non nascondiamoci dietro un dito, c'è un'autorità che sta valutando in questo momento il perimetro e il confine tra gli enti di promozione e le federazioni. È anche colpa nostra, di questi qui da questa parte del tavolo, che non abbiamo mai tracciato un confine tra sport agonistico e non agonistico, forse opportuno ed è l'occasione buona per chiarire anche questo aspetto, in modo che la messa a terra coinvolga tante dimensioni, anche quella che, a cui è stato fatto cenno. Quindi io penso che, come in tutte le riforme, abbiamo tante difficoltà, tanti spigoli da superare, ma siamo costretti a, e questo è un aspetto che, su cui tutti in qualche modo vi invito a riflettere, siamo di fronte allo specchio, nei momenti di trasformazione tutto quanto viene fuori, anche quello che magari la consuetudine, tutto quello che riguarda l'abitudine, ha fatto sì che si trascinasse senza risolvere. Allora, oggi siamo di fronte alla necessità di sciogliere i nodi, proviamo a scioglierli, se c'è la collaborazione, ribadisco, è il termine che secondo me va portato a casa da questa riunione, se c'è la collaborazione, questi nodi noi siamo disponibili a scioglierli, noi abbiamo messo tutta la nostra passione, la competenza che abbiamo, il peso politico che possiamo avere per cercare in qualche modo di andare in avanti e sbloccare delle situazioni incancrenite come quella che, ribadisco, io ho accennato agli Stati Generali che tu hai ricordato qui, perché se no, se siamo qui in attesa, poi arriverà una decisione dell'autorità che fa saltare il sistema e questo forse sarebbe il caso di evitarlo. Il governo ha presentato in modo più dettagliato e più ampio ciò che era già previsto nella legge di bilancio 2019 rispetto al provvedimento della SPA Sport e Salute. Ha anche aggiunto delle valutazioni e preannunciato la presentazione di un collegato che verrà molto probabilmente questo pomeriggio presentato al Consiglio dei Ministri sul tema sempre dello sport. Abbiamo ascoltato delle cose anche particolarmente interessanti, stanno nelle corde della WISP, l'intervento nella scuola, l'intervento sui temi della salute. Come abbiamo sempre sostenuto, la WISP accoglie con particolare interesse e con grande attenzione questo percorso, nuovo percorso normativo che si apre. Abbiamo ascoltato anche con grande favore l'interesse da parte di tutti i ministri e non solo dei sottosegretari Giorgetti e Valente, ma anche della ministra Grillo e del ministro Bussetti
costretti a collaborare con tutte le parti del sistema sportivo italiano, quindi con gli enti di promozione sportiva. Noi già abbiamo avuto modo di avere contatti formali, diciamo, con il sottosegretario Valente, abbiamo chiesto al sottosegretario Giorgetti di riceverci, la WISP farà la sua parte e il suo percorso costruendo alleanze e cercando di portare a casa il miglior risultato possibile rispetto a una fase nuova della normativa che riguarderà il sistema sportivo italiano, provando a migliorare la cultura sportiva del paese, portando a casa anche un interesse per ogni singolo cittadino per migliorare la propria qualità della vita attraverso la pratica sportiva, l'attività fisica e lo sport.